attenzione a Neri, la Roma è passata in vantaggio. La Roma è passata in vantaggio, la Roma è passata in vantaggio. La Roma in vantaggio! In vantaggio la Roma dopo 22 minuti. Il vantaggio della Roma al 13° del primo tempo. La Roma, solo 2 minuti. Al 22° Roma in vantaggio. La più bella del mondo, non è ti amo, la Roma in vantaggio. Mamma è la mia squadra, sono nato così, nato romanista, la prima cosa bella che ho mai vista era una maglietta con cui andavo a scuola, giallo rossa come la Roma, è la Roma che sta sulla mia pelle. Amici di Roma giallorossa.it da parte di Marco Violi, 16:02 primi in questo istante di mercoledì 31 gennaio 2024, speciale calciomercato Roma giallorossa, perché in questi 2 giorni, oggi e domani, vi terremo compagnia dalle ore 16, quindi la mattina alle ore 10 e poi pomeriggio alle ore 16 per lo speciale calciomercato della Roma, e ci sono tante notizie di cui dobbiamo aggiornarvi, ragguagliarvi. Se avete letto romagiallorossa.it chiaramente sapete già di cosa stiamo parlando, altrimenti andatevelo a leggere e poi comunque noi faremo il riassunto della giornata di oggi, che sarà molto intensa, e ci sono importanti sviluppi anche sul fronte entrate, non solo sul fronte cessioni. Con me il direttore editoriale di romagiallorossa.it, Maria Paola Violi. Ciao Maria Paola. Buon pomeriggio a tutti. Bene Maria Paola, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. L'ho ridotto a pasto. Perché ti è uscita questa voce? Così, va bene. Allora, siamo in diretta, 16:03. Che ridi? Buona, fai la brava. Sei a posto? Qualcuno ti ha turto un capillo? No, tutto a posto. Ci devono solo provare, perché quella mena, attenzione, che Maria Paola mena, Maria Paola, no, ma lo diciamo. No, io non meno. Io mi faccio avanti con le parole. Sì, no, però se ti aggrediscono tu rispondi, chiaramente. Ma no, io chiamo direttamente i carabinieri. Ah, ecco, quindi come vecchi idee, vabbè. A posto. Io avrei risposto, però tu giustamente qualche bottanella gliela dai, cioè qualche botta in testa se qualcuno si avvicina e ti torce un capello gliela dai, no? Forse questa è più la lupa che potrebbe fare. La lupa è pericolosa, lo sappiamo che la lupa è pericolosa. La lupa attenzione che la potrebbe lupa potrebbe portarsi in giro anche armi contundenti, appunto, attenzione che nella borsetta poi di Mary Poppins esce qualcosa, attenzione, va bene,
Allora, Maria Paola, iniziamo da dove eravamo rimasti questa mattina. Tu questa mattina non c'eri, non ti sei vista neanche la trasmissione, chiaramente, perché praticamente sono stata occupata, lo sai che ho dovuto fare delle chiamate. Sì, sì, lo sappiamo, lo sappiamo. L'ho dovuto fare pure io, l'ho dovuto fare pure tu, insomma, l'abbiamo dovuto fare entrambi. Per quanto riguarda la questione cessioni, Cumbulla, come abbiamo detto, al Sassuolo, prestito secco, praticamente già la Roma ha dato il via libera per le visite mediche che effettuerà nella giornata di domani, quindi visite mediche Cumbulla nella giornata di domani, mentre Belotti, sempre nella giornata di domani, visite mediche con la Fiorentina, ma raggiungerà Firenze già stasera, già in serata. E finalmente! Come finalmente? La gente si sta strappando i capelli! Ma chi l'ha detto, Marco? Ma li leggi i social? No, almeno su Roma Giallorossa si sta proprio stracciando le vesti, ma per guarda, Belotti. Ma guarda, ma ti dico proprio di no. Allora, non è che un poverino, l'abbiamo detto tante volte, è un bravo ragazzo, però purtroppo è una brava persona, però voglio dire, a livello di non ha avuto una bella annata l'anno scorso con la Roma, quest'anno sembrava un po' in ripresa, però poi vedi, Mourinho non lo vede, De Rossi non lo vede, e quindi che fa? Fa panchina? Eh beh, certo, è chiaro, è chiaro. No, però Belotti, per concludere il discorso, prestito oneroso secco, quindi questi 5 mesi, 750.000 euro alla Roma. Quindi qualcosina la Roma ha incassato, poco, ma ha incassato. Quello che ha speso per Rosen lo ha incassato per Belotti, praticamente, con Belotti. Sì, vabbè, questa è la come dire, è la prassi. I magheggi dipinto da qua, esatto. Da qua entra e da qua esce, esatto. da qua entra e da qua esce, da qua esce e da qua entra. Perché tanto entra e tanto esce. Tanto esce come proprio il bilancio, tanto è quanto vuole, tanto che faccio, lascio? Però a me una cosa mi sta stupendo, poi signor, che faccio, lascio? Ah, dici quando quando vai dal salumiere. Signore, un etto e mezzo, che faccio, lascio? Beh, lascio ormai. No, allora, una cosa sta, diciamo, mi ha incuriosito, non tanto incuriosito, stupito, è il fatto che si stanno trovando tante soluzioni che almeno fino a 10 giorni fa, 15 non giorni c'erano, fa, sembravano impossibili, o comunque non c'erano nomi, non c'era spiraglio di niente, quindi mi stupisce di tutto questo fermento. Beh, Baldanzi già con Mourinho, però usciva il nome di Baldanzi, poi ci rivedeva a Baldanzi, già usciva con Mourinho Baldanzi, devo dire. Sì, ma Angelino là... Angelino non era uscito. È un nome che si è fatto ultimamente, un'occasione che la Roma ha colto al volo, perché ha buoni rapporti con l'Ipsia, perché poi probabilmente anche il futuro direttore sportivo della Roma è in ambito Red Bull. Tu sai che l'Ipsia è Red Bull, la squadra Red Bull, la galassia Red Bull ha la Formula 1, il calcio e nello sport è molto attivo. Ma che cos'è lo sponsor? Non è lo sponsor, è proprio Red Bull, la proprietà Red Bull. Ah, okay. Ha Ipsia, al Salisburgo, e poi ha la Formula 1, la Red Bull della Formula 1, dove sta Verstappen, che poi è campione del mondo pluridecorato. Quindi insomma, io credo che il prossimo direttore sportivo verrà proprio da quella galassia, cioè dalla galassia Red Bull, Mitchell, Bivel, Neppe, vediamo un po', questi sono i nomi, e l'outsider secondo me è Massara, poi vedremo quello che accadrà. E quindi secondo te, cioè, venendo da questo ambito, il direttore sportivo porta un filone che ha già no, messo porta, in atto... porta i giocatori che sono in ambito Red Bull, perché anche Ligno era dell'Ipsia, giocava nel Galatasaray in prestito, però era dell'Ipsia e di proprietà dell'Ipsia, e l'ha dato dell'Ipsia in prestito alla Roma con diritto di riscatto, che diventa obbligo di riscatto al verificarsi della Champions League, cioè alla qualificazione, subordinata alla qualificazione in Champions League. Meno quindi, male che non vedete la mia faccia. 6 milioni di euro, 6 milioni di euro l'eventuale obbligo di riscatto.
Quindi insomma, prima non c'erano questi soldi, mo ci sono. No, allora so, a me quello che stupisce è questo. A Mourinho hanno portato i ragazzini di 19 anni in difesa. Esatto, ma non è solo questo, Marco. È come si stiano trovando delle soluzioni. Ora, qui bisogna capire, è De Rossi che si sta adattando e quindi non ha grandi pretese, o era Mourinho che non, cioè che non gli andava bene niente? Questo io non avrei, cioè su questo, visto anche Hausen che è arrivato, non credo. Io penso che Mourinho avrebbe accettato chiaramente giocatori funzionali al gioco della Roma, però mi viene il dubbio, vuol dire che De Rossi allora a questo punto si accontenta di quello che viene, non ha richieste particolari, ma mi pare che Baldanzi sia proprio una sua richiesta. Baldanzi è una richiesta di De Rossi, è portata avanti da Pinto, già indipendentemente da Mourinho, questo te lo do per certo perché il nome di Baldanzi si faceva già con Mourinho. È un'idea di Pinto che poi De Rossi ha sposato e ha fatto sua, perché dice mi serve un giocatore di a destra per sostituire Dybala. Chiaramente non posso, ha provato a mettere a War contro la Salernitana, ma non ha funzionato, non può essere a War il sostituto di Dybala. Nell'amichevole con la Shabab ha messo João Costa quando Dybala non era neanche partito. Quindi è chiaro che gli serviva uno alto a destra. Baldanzi può essere uno utile, come sostituto di Dybala. Tanto Dybala, abbiamo capito, De Rossi lo gestisce con un'autonomia di 60-70 minuti. Contro la Salernitana Dybala è uscito al 70esimo e probabilmente se ci fosse stato Baldanzi sarebbe entrato lui per sostituire Dybala. Oppure quando non ce la fa Dybala ci giocherà Baldanzi. Intanto non so se avete guardato il sito appunto di Roma Giallorossa, ma appunto apprendiamo che Angelino. Io lo chiamo Angelino. Vabbè, tu lo chiami Angelino. Ok, vabbè, licenza poetica. Angelino ha già fatto oggi il primo allenamento con De Rossi. Ieri l'ha fatto. E appunto dice che vuole essere, insomma, vuole essere pronto per il Cagliari, quindi vuole giocare sostanzialmente. Sì, vuole giocare con il Cagliari, contro il Cagliari. E oggi è mercoledì, si gioca lunedì, quindi c'è tutto il tempo eventualmente per tornare in forma o comunque per trovare quel briciolo di forma. Lui non gioca da dicembre, l'ultima partita del Champions League, perché poi scattava la presenza, no? Scattava l'obbligo di scatto per il Galatasaray, e quindi sarebbe stato il Galatasaray obbligato a riscattare dall'Ipsia Angeligno, e quindi si è fermata a 19 presenze. Adesso è arrivata da Roma e c'è questo obbligo di riscatto legato alla Champions. Però Angeligno ieri si è allenato, oggi si è allenato di nuovo, si allenerà di nuovo, non so se mattino o pomeriggio l'allenamento è da Roma, e quindi prosegue, e quindi probabilmente farà anche il suo esordio con il Cagliari. Va bene, siamo curiosi di vederlo, perché insomma è un giocatore che mi sembra che sia un po', come dire, che gira un po' da una squadra all'altra, però magari sì, ha girato molto. Quindi sembra che non riesca a fermarsi per molto tempo, però magari può rivelarsi invece un inserimento utile per la Roma, almeno così come lo stai prospettando tu, con il ruolo che gli potrebbe uscire addosso. È un terzino sinistro, quindi di fatto si alternerà con Spinazzola. Sappiamo tutti che ha problemi fisici continui, l'ultimo appunto contro il Verona ha saltato Salerno, e sappiamo benissimo che Spinazzola non è in grado di giocare un tot di partite consecutive, quindi Angeligno secondo me potrà trovare anche spazio. Un tot di partite, ma quello manco mezzo ha tempo. Ha giocato 20 minuti con Verona e poi si è fatto male, lesione che lo ha tenuto fuori una decina di giorni. Lesione di che cosa? Cioè non ha preso lesione muscolare alla coscia. No, lesione muscolare alla coscia, quindi si è stirato, stiramento, il vecchio caro stiramento, lesione, ormai si chiama, lo stiramento si chiama lesione. Mamma mia. Quindi è così. E adesso vediamo quello che
che prospetterà Angeligno, speriamo che possa giocare bene. E invece, tornando a Belotti, che io ho letto almeno sui social, ma rinforziamo una diretta concorrente dando Belotti alla Fiorentina, ho capito, però ragazzi, qualcuno doveva uscire. Belotti voleva la Fiorentina, voleva rimanere in Italia, ha ricevuto anche offerte dalla Major League Soccer, dagli Stati Uniti, ma lui ha detto no, io voglio rimanere in Italia, adesso, prendeva pure bei soldi negli Stati Uniti, lui ha detto no, voglio rimanere in Italia, c'è la Fiorentina che l'ha voluto fortemente, tra l'altro la Fiorentina praticamente lo ha ufficializzato mettendo un gallo dentro una porta, proprio il gallo dentro una porta. È così che succede, cioè noi lo sappiamo, sì, sì, che lui entra tutto dentro la porta, oltre al pallone entra proprio quando tutto segna, entra tutto dentro, tutto Belotti dentro la porta, esatto. L'ultimo gol, andate a vedere quello che era con lo sheriff, è entrato tutto lui dentro la porta. Vabbè, adesso. Ma Belotti farà bene la Fiorentina secondo te? Allora, secondo me avrà più spazio, chiaramente, cosa che a Roma gli manca, e quindi non avendo possibilità di poter giocare con continuità, questo lo penalizza anche secondo me dal punto di vista delle realizzazioni, quindi dei gol. Perché è chiaro, cioè, se tu giochi, hai la possibilità di giocare piano piano, insomma, riesce a trovare, e poi speriamo anche che come dire, si senta un po' rinvigorito da questa nuova esperienza con la Fiorentina, che magari potrebbe essere una buona opportunità anche per lui, perché onestamente adesso le proposte del campionato statunitense non mi sembra proprio Belotti così arrivato, così finito da dover accettare questo tipo di proposta. Credo che la Fiorentina possa essere per lui un buon trampolino di lancio. Spero per lui che sappia sfruttare questa opportunità, perché alla Fiorentina giocherebbe come titolare, visto le no? Sì, per me non parte subito titolare, però c'è Beltran, c'è Nzola, che bisogna che la Fiorentina lo deve lo piazzare sistemi. Lo deve piazzare, quindi non sa dove piazzarlo Nzola. L'abbiamo visto, pensa che lo volevamo prendere, lo volevano portare, lo volevamo prendere noi quest'estate, sì era uno dei tanti nomi che ha circolato, che sembrava fatta, sì, era proprio un nome, uno dei primi nomi a giugno di Nzola, addirittura si sono inventati, non si sono inventati, comunque c'è stato un colloquio, questo è vero, abbiamo parlato pure noi, c'è stato un colloquio, ma pur parlé tra la Roma e lo Spezia all'epoca, e la Roma, quando gli ha sentito quando lo Spezia gli ha prospettato dateci 15-20 milioni, la Roma si è fatta sentire dietro, perché a questo punto vi prendo Morata a 20 milioni, ma poi, e poi neanche Morata ha preso, perché lasciamo perdere, però voglio dire, visto anche la resa del giocatore alla Fiorentina, forse ha fatto bene Pinto. Ecco, lì più che Pinto direi Mourinho è indirizzato verso Morata, infatti si è perso tempo con Morata, poi si è perso tempo con Scamacca, poi si è ritornato su Morata. Non rinvanghiamo, no, è una sofferenza. Invece, ma lo sai che bandito il nome di Mourinho, non si può dire più a Trigoria Mourinho, neanche Mu. Se tu dici Mu, scatta l'allarme, Mu e scatta l'allarme. Crimbi. Crimbi. Scatta l'allarme, a Trigoria non si può dire Mu. In conferenza stampa a Trigoria non si può dire Mourinho né special one, né special, neanche special, dici special 50, vuol dire la canzone di Cesare de Luna Pop, non si può 50 dire perché, special 50 special non si può dire, perché sennò sembra che special one, nemmeno il cinquantino, non si può dire niente, non si può dire niente, mamma mia, crimbi. Ecco, quindi questo è quanto. Andando invece su Kumbulla a Sassuolo, Kumbulla ha fatto le vacanze romane. Kumbulla può tradurre bene Grimby. Kumbulla sì, Kumbulla, ma non perché lui, non perché. No, lo può tradurre perché. Lo può tradurre ai suoi compagni. Ecco, appunto. Che soprattutto a Capitan Findus, no? Ma vabbè, guarda, lasciamolo perdere quello, manco lo considero. Vabbè, comunque, Kumbulla traduci, se hai capito, certo che ha capito, traduci lo Crimby,
non tu Crimby, ma qualcuno dello spogliatoio. È plurale Crimby, no? Crimby è plurale. Quindi Crimby è plurale, giusto? Dacci un segnale. Crimby è, no, non serve. È Crimb. No, Crimby. Crimby è plurale? È plurale. Crimby è plurale, Crimb è singolare. Ok, sì, ok. Quindi Crimby vuol dire che Crimby sono più di uno. Perché più di uno, esatto. Di Crimby, che non sono i Grisby, no, che sono buonissimi, no, i Grisby, no, no, no. Grisby sono quelli al cioccolato, quelli buoni, quelli che c'è tutta, no, quelli la cosa si dentro. I Crimby si trovano proprio... non diciamo dove si trovano i Crimby, però chi vuole, Cumbulla, se vuoi traducilo, esatto. Ai tuoi compagni di merenda, di spogliatoio, no, stavo dicendo... no, perché me l'ho sbagliato. Va bene. Detto questo, Cumbulla in prestito secco al Sassuolo. Prestito secco al Sassuoloné oneroso, niente. Domani visite mediche. Ma sai perché, Marco? Secondo me, perché con il tipo di infortunio che ha avuto, forse è una piazza dove lui possa recuperare piano piano, una squadra dove possa recuperare. Poi chiaramente tornerà a Roma a fine stagione, bisognerà vedere quale sarà, insomma, la sua, come gli saranno andati questi mesi, la sua forma fisica, e quindi bisognerà valutare tante cose, perché non credo che Cumbulla sarà uno dei giocatori su cui punterà la Roma, cioè credo che sia anche lui uno di quei giocatori che a fine stagione... Sono stati spesi 30 milioni per Cumbulla nel 2020, Sempre Tiago Pinto? No, non c'era ancora Tiago Pinto, è stato speso da Fienga, ma... però c'era già Friedkin. Mamma mia! C'era già Dan Friedkin. Mamma mia! Il primo acquisto di Friedkin, Cumbulla. Mamma mia! Cumbulla. Santa, Questo è stato il primo acquisto di Friedkin quando si è insediato... nella Roma. E vabbè, anche Dan Friedkin, da un neofita del calcio, lui pensava con Cumbulla, però veniva da un paio di stagioni al Verona molto positive, poi con Mourinho proprio caput, cioè proprio niente, zero, a parte se sei infortunato, ma poi non ha visto per niente il campo con Mourinho. Però non si può dire Mourinho, dire non si può dire a Trigoria. No, qui a lo Roma possiamo giallorossa dire. Lo possiamo dire, lo ricordiamo. Lo ricordiamo, grande Giuseppe. Allora, no, perché qui poi scatta l'allarme, pim, 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 e non vorrei che scattasse l'allarme. Però l'allarme perché scatta l'allarme appena dici Mourinho a Trigoria, pi pi pi, ma non siamo a Trigoria, noi siamo a cosa, a Coglianiene, a Coglianiene, e ci sono venuti pure a trovare, ciao belli, quindi salutiamo tutti. Allora, detto questo, però con Mourinho non l'ha visto a campo, dopo Bodo proprio non l'ha visto più. Senti Marco, io penso che a un certo punto Mourinho, lo sappiamo, l'abbiamo detto tante volte, si è affidato ai suoi giocatori più fedeli, che poi sia andata come sia andata, non voglio infierire perché poi dicono che vabbè, qualcuno si può offendere, però... E chi si offende? Vabbè, lasciamo perdere, che dicono che qualcuno poi si può risentire... però voglio dire, è sotto gli occhi di tutti, quindi mica... Ma chi, Capitan Findus si risente? No, ma non lo so lui o chi altro, perché mica è stato solo lui. No, vabbè, ma lui è il primo della lista. Sì, vabbè, che lo c'è... sanno tutti la lista. La no, lista, vabbè, sappiamo tutti. Vabbè, lasciamoli perdere. Però la lista sappiamo tutti. Ho capito Marco, ma ognuno c'ha la sua coscienza, quindi adesso si sono tutti... Ma basta vedere... Ma chi ha segnato 2 volte consecutivamente? Io? Io ho segnato 2 volte consecutive? Come mai prima 0 gol, mo improvvisamente? Ma se glielo dici agli estimatori, cioè non glielo puoi dire. Di Capitan Fili. Ma fatevi tu un bastoncino di pesce, per favore, che sono pure buoni a questo, me la fame. Ma... Già mi pregusto il bastoncino di pesce, quello proprio che si scioglie in bocca. Mamma mia, lo fai un po' in padella. Fritto su fritto, no? Il bastoncino Findus lo fa in padella. Mamma mia, buono. C'ho fame. Si vede che c'ho fame. Quindi... Ma no, ma perché? Comunque Marco, il discorso è che secondo me Cumbulla si potrebbe trovare bene al Sassuolo. Ora speriamo che faccia anche bene.
e che poi al ritorno abbia anche migliorato, insomma, un po' il suo valore di mercato, perché secondo me anche questo adesso, cioè, te lo prendono in prestito, d'altronde chi te lo voleva a Kumbulla adesso come adesso in questa situazione? Beh, c'erano delle squadre, Udinese e, l'avrebbero e, comprato e Sassuolo, Udinese e Sassuolo in primis, non comprato, preso in prestito, così parlo di prestito, non comprato. Ma appunto parliamo di prestito. Vabbè, comunque devi togliere qualcuno, perché devi mettere la lista UEFA nuova, qui non puoi... Che poi appunto la lista UEFA la dobbiamo fare, cioè la devono depositare prima della partita col Feyenoord. Prima della partita, dopo il mercato finisce domani, quindi domani... Quindi Tiago Pinto ha preparato le valigie? Beh, domani l'ultimo giorno, poi il 3, dal 3... è ufficialmente finito il suo lavoro, quindi praticamente rimarrà solo Rui Patricio come portoghese. Rui Patricio solamente, cioè poveretto, da che erano in quattro erano Rui Patricio, no, c'è pure Svilar, no, Svilar è serbo, Svilar, Marco è non è portoghese Svilar, non è vero, già avevamo Mourinho, Nuno Santos, Tiago Pinto e Rui Patricio, ma quindi... c'è pure qualche altro portoghese nello staff di Mourinho, credo. Può darsi, però insomma qui è rimasto proprio solo Soletto, Rui Patricio. Comunque Kumbulla c'erano l'Udinese e Sassuolo che si sono dati a battaglia fino all'ultimo per il prestito. Poi l'Udinese ha mantenuto Neuwen Perez, che non ha più venduto a Napoli, perché Napoli ha detto no, non lo vogliamo più, stoppiamo tutto. E quindi hanno il Sassuolo ha virato su Kumbulla, che adesso, vabbè Marco, ma, lo sai, ma adesso in questa fase della stagione su tutti i prestiti io ho visto adesso qualcuno che si è disiscritto, chi non capisce l'ironia, ragazzi, si può disiscrivere pure tutti in massa, proprio tutti in massa stanno facendo ironia sulla situazione, che è molto seria. Cioè che non si può dire il nome di Mourinho a Trigoria, questo è vero, non sto inventandomelo io, e quindi ormai se tu dici Mourinho a Trigoria non si può dire, che scatta veramente l'allarme. Adesso lo sto facendo un po' a canzoncina, se volete prendere a pretesto questa situazione, cancellatevi, ma non tornate mai più, e veramente basta. Non tornate mai più, perché vi stai cancellatevi definitivamente, anzi vi blocco io, che famo prima se scrivete qualcosa contro Mourinho o contro di noi. Facciamo così e buonanotte a sì. Ecco, sì, tu sei il giustiziere. Io proprio difensore, maniere drastiche. Il difensore di Giuseppe. Il difensore, spada tratta di Giuseppe. Questa spada tratta di Giuseppe. E ma fumo pure. Ma guarda Marco, che sono tanti gli estimatori di Giuseppe, quindi adesso... lasciamo perdere, però comunque la situazione che si era creata a Trigoria la sappiamo, adesso c'è questa sorta di veto per cui il nome del condottiero giallorosso non si può pronunciare, e pazienza, il problema è loro, noi non è che ci abbiamo problemi, noi lo continueremo quanta a salutare, pazienza. Noi lo continueremo a salutare, a ricordare con malinconia le partite con ma Giuseppe. Questo non vuol dire che tifiamo contro la Roma, ma ci mancherebbe altro, siete degli idioti se pensate questo. Io continuerò a tifare, Maria Paola pure, continueremo a tifare per la Roma. Marco, io continuo a tifare Roma, però lo sai che a me De Rossi non piace. De Rossi? No, allora, io lo dico apertamente, a me De Rossi non mi fa piacere. De Rossi non ti piace non solo come allenatore, anche come uomo. No, perché ho visto come ha trattato Pisilli. Pisilli. Gli veniva da piangere a quel ragazzino cioè ricordiamoci quanti anni ha, 19 anni, ha fatto una piazzata in una situazione veramente ridicola, in un amichevole che non contava niente. Esatto, l'ho detto pure in diretta. Veramente trattare così un ragazzino che stava trattenendo le lacrime, poverino, quando appunto è stato incoraggiato da Mourinho, lo ha trattato veramente, si vedeva come un figlio, e trattarlo così non ha significato. Che cosa avrà potuto sbagliare? È un ragazzo, ha tutto il diritto di sbagliare, prenditela con quelli che sono, con i tuoi amici, con i tuoi amichetti, che fanno delle cavolate assurde, e tu stai zitto perché sono amichetti tuoi. E no, ma poi bisogna dirle ste cose.
Certo. Tornando al mercato, adesso andiamo alla questione Baldanzi, che mi pare la questione dirimente. Dirimente, la questione più complessa, intricata, la situazione. Ma non è tanto complessa, Marco. Si devono liberare delle situazioni per cui a lui arrivi. Bisogna trovare. La formula ormai è chiara. Allora, abbiamo delle novità per Baldanzi, eh? Allora, innanzitutto Baldanzi arriverà alla Roma domani, nella capitale, domani mattina arriva Baldanzi nella capitale. Questo è confermato, è un'esclusiva che abbiamo saputo noi adesso in questo momento. Baldanzi arriva proprio di pochi minuti fa, ragazzi. Baldanzi arriverà domani mattina nella capitale, la cifra prestito con obbligo di riscatto, che potrebbe essere condizionato al raggiungimento della Champions, a 15 milioni totali, cioè 12 milioni più 3 di bonus. Quindi 12 milioni parte fissa più 3 di bonus parte variabile. E quindi Baldanzi è un giocatore della Roma. Arriva Baldanzi domani, lo sbarco nella capitale e poi le visite mediche. E Çelik? Su Çelik c'è il Marsiglia in questo momento, c'è il Marsiglia, ma anche il Galatasaray che non molla. Però Baldanzi è un giocatore della Roma. Quindi indipendentemente se 12 milioni via. Più 3 di bonus, lo ripetiamo, una notizia importantissima. 12 milioni più 3 di bonus. Soprattutto Maria Paola, che io aggiorno questa notizia che ci hanno appena dato. Vai pure tu, Marco. Ma dico, a questo punto, indipendentemente se Çelik andrà via, io credo che stiamo trovando la strada per Çelik. Va bene, mi sembra che questo è un ragazzo giovane, insomma, di prospettiva. E mi sembra che del 2003, quindi c'ha 20 anni. Quindi 21 anni a marzo ce ne avrà. Vuol dire che comunque certo, sarebbe stato bello vederlo allenato da Mourinho, però vabbè, vedremo anche alla Roma che cosa saprà fare. Sicuramente questo, diciamo, inserimento fa parte di quel progetto che penso a questo punto stiano portando avanti Friedkin, di una squadra giovane, di una squadra appunto con abbassando anche drasticamente, credo, il monte ingaggi a questo punto. Vai avanti tu un attimo, perché ma... dobbiamo aggiornare la notizia, perché Baldanzi domani nella capitale. Ma quindi verrà a fare le visite mediche domani? Domani verrà a fare visite mediche. Abbiamo aggiornato il sito, ragazzi, se lo in tempo reale, se controllate il sito Roma Giallorossa trovate praticamente tutte le notizie, la notizia già aggiornata nella live. Quindi Baldanzi domani nella capitale, 15 milioni di euro, 12 milioni più 3 di bonus. Beh, Marco, questo prestito di 18 mesi, prestito con diritto con obbligo di riscatto di 18 mesi. Ok, quindi al raggiungimento della Champions. Esatto. Quindi resterebbe per questa fine stagione più altri, cioè altri un'altra parte l'anno prossimo. E l'obbligo di riscatto scatterebbe al raggiungimento della Champions League. Beh, allora guarda, questo progetto fatto così, impostato in questo modo, non è sbagliato, anche perché Mourinho si era già reso disponibile a questa prospettiva. Poi magari chiaramente sono subentrate altre problematiche con l'allenatore portoghese, però non mi sembra un'idea brutta quella di puntare su un profilo giovane di giocatore che magari possa crescere, che possa quindi valorizzarsi,
e a cui dare poi appunto magari un valore di mercato in caso di rivendita. Quindi do un ulteriore aggiornamento perché secondo quanto mi fanno sapere si sta trattando sui bonus, quindi 15 milioni e bonus compresi 15 milioni, però i bonus potrebbero essere variabili in base al raggiungimento della Champions, in base ai gol, alle presenze, quindi potrebbero scattare questi bonus in base a tante variabili, come anche per Dybala. Quindi quando per esempio ogni giocatore che raggiunge un tot di una qualificazione in Champions League, oppure un tot gol di campionato, un tot gol di assist, un tot numero di presenze, i bonus aumentano sia per il giocatore che chiaramente per l'Empoli. Quindi si stanno mettendo d'accordo sui bonus. 15 milioni totali è la cifra complessiva, che è quella che aveva chiesto inizialmente anche l'Empoli. 15 milioni totali, si sta ragionando sui bonus di tutta l'operazione? Di tutta l'operazione, però domani Baldanzi sarà nella capitale, quindi vuol dire che in questi minuti sta trovando proprio l'accordo totale, che ancora non c'è ufficialmente, ma però si sta trovando l'accordo. Sono dettagli ormai questi. Siamo ai dettagli, sì. Praticamente se domani arriva nella capitale, come mi hanno detto, vuol dire che siamo ai dettagli praticamente con Baldanzi. Secondo te Baldanzi che cosa potrà portare come, diciamo, non tanto novità di gioco, ma proprio a livello di giocatore, cosa può portare all'interno della Roma? Ma Baldanzi innanzitutto è un giocatore molto talentuoso, che ha molta tecnica, si inserisce bene nello spazio, fa girare molto bene il pallone, cosa che predilige De Rossi, fa girare bene la squadra nonostante la giovane età, non è ancora leader come potrebbe essere Dybala, ma è un giocatore che secondo me può fare molto ma molto bene in questo magari anno e mezzo da Roma. Poi vedremo se come De Rossi lo utilizzerà, sono molto curioso, perché sì, è vero che può fare l'esterno a destra. Ecco, Baldanzi l'esterno a destra lo può fare, al contrario di Dybala. Lui ha la corsa, lui ha anche l'allungo, e Dybala in piccolo lo ricorda in qualche situazione, tra l'altro il suo idolo è proprio Dybala. Ma dico, è un giocatore veloce nella fascia? È un giocatore non velocissimo, mediamente veloce, molto tecnico, quindi proprio lui si ispira a Dybala. Lui ha detto due anni fa che il suo idolo era Dybala, quando è esploso nell'Empoli due stagioni fa. Ma secondo te questo, diciamo, questo inserimento di questo giocatore può far presagire quindi un futuro a questo punto del prossimo anno di rivedere un po' i progetti della Roma e quindi di impostare la squadra su un monte ingaggi più basso, favorendo appunto dei giocatori giovani che poi possano crescere? Esattamente, abbassare il monte ingaggi. Sicuramente Baldanzi non va a prendere quanto Renato Sanchez, quanto altri giocatori che voleva Mourinho, non dico Renato Sanchez, ma quanto Dybala. Mourinho non credo che volesse Renato Sanchez. No, io dico, non va a prendere 3 milioni e mezzo come Renato Sanchez o altri giocatori che voleva Mourinho in questa finestra di mercato, come Dyer che è un difensore, come Chalobah che è un difensore. Lui voleva difensori centrali e non gli hanno dato manco uno, gli hanno dato questo Osen che è pure in prestito e non è neanche della Roma, che ha dovuto pure utilizzare. Ha già detto il padre del ragazzo che praticamente tornerà alla Juve, no? L'ha già detto. No, poi, ma immaginate quanto fosse disperato Mourinho, che l'ha dovuto usare nel derby, che poi sì, è finito in quel modo, ma torniamo a ripetere, non quella è colpa di Osen, esatto, è l'inesperienza del ragazzo che chiaramente si è trovato ad affrontare un derby con tutto quello che implica anche a livello emotivo, perché anche se lui non è romano, insomma non è di Roma, però c'è sempre una certa emozione. Sappiamo Ibañez come si emozionava nei derby, no? Quindi Ibañez ne ha combinate di cotte, di crude proprio. Eppure lo rimpiangiamo. E beh, attualmente sì, lo rimpiange pure Mourinho, credo.
perché lo ripiangeva, almeno comunque l'ha detto, non abbiamo un giocatore come Ibanez, che voi proprio all'inizio stagione aveva detto che voi avete massacrato, ma per me era un giocatore fondamentale. Però poi la Roma doveva vendere, e quindi un po' per volere la piazza, un po' era cavalcato questo volere della piazza. Ma senti, Marco, io penso una cosa, che un po' come... per esigenze di bilancio l'ha venduto. Esatto, io penso proprio questa cosa. Io penso che il discorso della piazza sia un po' la scusante. È un alibi. Esatto, come è successo per Zaniolo. Quindi sono esigenze interne di dover vendere, c'è qualcuno che deve essere sacrificato, e quindi l'anno scorso il sacrificato è stato Zaniolo, e quest'anno il sacrificato, vabbè, Belotti o non so chi altro. Belotti, Cumbulla e Celic, sa, vediamo quello che farà. Però già con queste due cessioni tu entri, cioè fai entrare Angeligno e Baldanzi, e fa uscire Cumbulla e Belotti, quindi ne fa uscire due, ne fa entrare due. Guarda, Marco, per me non è, allora, a livello concettuale non è sbagliato, perché se sono giocatori che non trovano spazio nella rosa, che non li puoi utilizzare, che non li puoi cioè che non hanno spazio all'interno delle partite, li dai via e fai spazio a qualcun altro che ti è più funzionale. Non mi sembra un atteggiamento sbagliato, poi non so tu come la vedi, però ecco, è un modo più razionale di gestire una squadra di calcio. Poi è chiaro, come dici tu, Mourinho aveva altre esigenze, però da quello che lui ha detto, proprio mi sembra, con la partita con il Bologna, quella che poi appunto dove lui poi ha detto io voglio rimanere, insomma sto aspettando che appunto ci sia questo colloquio con i Friedkin, era anche disponibile a questa diciamo ipotesi, chiaramente per la stagione futura. Però ecco, già l'inserimento di Osen secondo me poteva far capire che l'andamento, secondo me, futuro sarà questo. Abbiamo una breaking, Maria Paola, perché Baldanzi domani sarà nella capitale, sta andando in corso in questo momento un meeting tra Roma ed Empoli, proprio in questi minuti. Quindi la Soluco e Tiago Pinto? No, la Soluco non credo, Tiago Pinto e l'Empoli, presidente Corsi, il direttore sportivo e tutti gli altri per Baldanzi, e domani dovrebbe essere già nella capitale per svolgere visite mediche ed è addirittura d'arrivo praticamente. Si sta trattando, secondo quanto mi dicono, sui bonus da dare al giocatore, da dare all'Empoli, quindi 15 milioni totali, però bisogna vedere quanta parte fissa e quanta parte variabile. Sì, anche sui social insomma leggo che c'è ormai la conferma che appunto Baldanzi sarà un giocatore della Roma per diciamo per questa ultima parte di stagione, poi anche per la prossima, chiaramente come abbiamo detto sempre se verranno centrati determinati gli obiettivi. Quindi insomma io penso che sia un innesto importante. Poi torno a ripetere, io non ce l'ho presente il ragazzo come gioca, però mi fido di quello che tu dici, ormai sei diventato un tattico e sai, no, vabbè, ma... ti diletti? No vabbè, ma mi prendo pure in giro per il fatto che loro non sanno cos'è il VM, però gli ho insegnato io il VM. Ma la gente deve imparare, la gente deve aggiornarsi, perché dice ma esiste davvero? È certo che dico cazzate che non esiste, scusate, è certo che esiste davvero VM. Allora il problema è che c'è il tifoso insomma così che segue la Roma come io, d'altronde non è che io abbia delle competenze o sappia, ma però... prima di prendere per il sedere, scusate, informatevi. Informatevi. Però sicuramente io so riconoscere se una squadra gioca bene o gioca male. Voi neanche quello, cioè... ma io non ce l'ho con quelli che ci seguono. Voi neanche quello, voi non capite proprio niente di calcio, proprio zero. Ce l'abbiamo con gli hater. Appunto, con gli hater, quindi proprio loro non capiscono niente. Addirittura uno ha provato a dire guarda che ha ragione il direttore, perché la Roma non ha fatto un tiro in porta, cioè
prestazione ridicola della Roma, a parte quei due gol, però non si può dire, pare che non si possa dire che la Roma ha giocato male con la Salernitana. Ma allora, pare che non si possa dire, perché se si dice si fa un smacco all'allenatore futuro, come ormai allenatore futuro. Allora, il problema è che non lo dice non lo diciamo solo noi, c'è gente molto più autorevole di noi che lo dice. Cioè, il come si chiama? Chi? Il bomber. Ah, Pruzzo, bomber, Pruzzo. Cioè, più di lui capirà almeno lui, no? Beh, Pruzzo, a parte che è stato il bomber per eccellenza della Roma, superato da Totti solamente, va bene, ma quello è un altro discorso. Erano altri tempi, però bomber che ha detto la Roma, ha detto pure, ha provato Baldanzi, però ha detto pure che è molto giovane, che non può sostituire proprio Dybala proprio come qualità, ed è vero, cioè, si avvicina magari a Dybala. Però io ti chiedo, è propedeutico per magari una cessione futura di Dybala? Magari Dybala vuole andarsene via, oppure la Roma vuole far andare Dybala via e dice va bene, accettiamo i 13 milioni dall'estero, tanto sono inezie per i club esteri di Premier, spagnoli, qualsiasi club francesi. Perché Mourinho potrebbe andare al Paris Saint Germain, oppure al Barcellona. Anzi, il Barcellona sta cercando già il nuovo allenatore, si è proposto Mourinho, ha cercato il presidente del Barcellona Rijkaard, quindi ti ricordi Rijkaard, che tra l'altro è già stato allenatore del Barcellona, Rijkaard ha rifiutato, Mourinho si è proposto, adesso il Barcellona, però chissà com'è che Rijkaard si è rifiutato, perché ormai dice io non voglio più allenare, ma è una questione più, come ti devo dire, di negligenza, proprio lui non vuole più allenare, non vuole più avere quello stress, lui ormai fa la vita, è andato in Arabia Saudita fino al 2013, ha preso una barca di soldi a allenare la nazionale saudita, e chi te lo fa fare quando poi c'è tutti questi soldi? Beh, allora Marco, qui dipende pure però dalle ambizioni, non solo dalle ambizioni, ma dalla carriera come allenatore che hai fatto, cioè se hai fatto una carriera che, voglio dire, sei stato un grande giocatore ma come allenatore non sei stato niente di che, invece ecco uno come Mourinho, che vogliamo ricordare ha vinto l'ultimo trofeo 2 anni fa, quindi insomma non è che stiamo parlando di 100 anni fa, 2 anni fa, con una squadra che tutto si poteva dire che fosse una rosa forte di quelle, quindi cioè figuriamoci se avesse a disposizione dei giocatori validi cosa potrebbe fare. Poi certamente la possibilità, cioè le opzioni sono tante, certamente avendo già rifiutato l'Arabia sappiamo già che Mourinho insomma si vede ancora come allenatore di top squadre, cioè la Roma è stato solo un episodio, cioè, uno sbaglio per lui forse sarà stato. Allora, notizia di pochi minuti fa, Baldanzi, attenzione a quello che dico, già stasera potrebbe sbarcare nella capitale. Già stasera, potrebbe anticipare i tempi. Quindi ha già la valigia fatta? Praticamente sì, lo sa già da metà settimana, già dall'inizio della settimana. Vabbè, già dall'inizio della settimana. Oggi è mercoledì, lo sa da lunedì, però hanno detto rinviamo tutto dopo la Salernitana. Quindi vorrebbe dire... Avevano già l'accordo da diversi giorni. Da lunedì almeno ha detto, adesso poi martedì e mercoledì hanno chiuso l'affare e Baldanzi potrebbe, usiamo il condizionale, noi sappiamo domani, ma alcune fonti rivelano già stasera potrebbe sbarcare nella capitale. Quindi ha fretta di entrare nelle grazie di De Rossi. Guarda, no, vabbè. Lo possiamo citare Fabrizio Romano, che è il re del mercato, veramente. Fabrizio Romano, che è il re del mercato, ha detto che è praticamente siamo vicinissimi alla fumata bianca per Baldanzi. Quindi tutto converge verso
quella situazione lì. Io so di domani Baldanza a Roma, ma potrebbe anticipare a questa sera. Sì, vediamo. Marco, su, anche su Twitter si parla, insomma, delle... Già stasera? Sì. Già, cioè, che ormai è fatta. Già adesso... stasera e domani dovrebbe arrivare da Roma, da capire quando. Sì, sì, ormai è fatta, quindi... Qui, ecco, infatti... 15 milioni totale, ecco, dacci un aggiornamento. No, no, vabbè, dicono appunto 100% account, cioè non, su, a Baldanzi ormai è, insomma, è fatta per la Roma, e quindi insomma ormai è fatta, insomma. Però ecco, mi sto, ripeto, mi sto chiedendo se l'arrivo di questo giocatore appunto possa far presagire quale sarà il futuro, il volto della Roma. Cioè, sarà una squadra di giocatori giovani, un po' inesperti, che magari non allora, hanno tutta guarda come ti dico. Cioè, ti, sono di talento, ma non hanno tutta questa esperienza per affrontare poi... Esattamente. Allora, vogliamo fare stile Red Bull, ti ho detto, no? Il direttore sportivo verrà dalla galassia Red Bull, vogliono fare un piccolo Salisburgo, un piccolo Lipsia. D'altronde nell'Lipsia giocava un certo Haaland, che oggi gioca nel Manchester City ed è il giocatore più forte, il centravanti più forte in circolazione. Siamo d'accordo che ha vinto anche la Champions. Sì, no? Ma da chi era allenato? Haaland era allora, prima Borussia Dortmund, da Klopp. Da Klopp. Poi, però prima era Lipsia. Prima era Lipsia, capito? Ho poi capito. Andava a Borussia Dortmund. Poi è partito da lì. Era sconosciuto Haaland. Sì, era però un giocatore, Marco, sconosciuto. Sì, però Marco, quello che io ti dico è: si può fare questo tipo di ragionamento, questo tipo di progetto, con un allenatore che non ha propria esperienza? No. No. Tu se li vuoi far crescere a questi giocatori, ci vuole un allenatore d'esperienza. Cioè, De Rossi l'esperienza la deve fare lui prima. Ma De Rossi innanzitutto deve fare lui. Poi c'è bisogno di un allenatore che ti garantisca un certo tipo di valorizzazione dei giovani. E Mourinho era l'ideale per questo, perché ne ha lanciati 13 in due anni Mourinho. Ma quindi, due anni, Marco, e mezzo. Quale potrebbe essere un profilo adatto per valorizzare i giovani, ma che allo stesso tempo... Non Conte. Vabbè, non Conte, siamo d'accordo, non anche Conte. Perché ha rifiutato lui, quindi ha detto già... Non Conte. Ecco. Guarda, italiano, De Zerbi. De cioè, Zerbi che lavora con i giovani. Che potrebbe valorizzare i giovani, che però rientra in questo, diciamo, profilo low cost. De Zerbi non mi pare Zerbi proprio non è anche tanto low cost, perché devi pagare una clausola ormai, quindi De Zerbi non è neanche tanto low cost. Quindi Italiano, Palladino, Palladino del Monza, no, italiano della Fiorentina, questi sono. Tiago Motta ti, ecco, valorizza i giovani. Ecco, allora guardate, se proprio dobbiamo fare sto sacrificio, anche per gli occhi, Anche per te e per gli occhi. Anche per gli occhi. A me piace molto Tiago Motta ed è un discepolo di Mourinho. Anche per gli occhi, ed perché è un discepolo, insomma, di Mourinho. Passare da José, che per quanto sia attempato, però insomma c'ha sempre il suo fascino. Esatto, capisci? Quindi anche perché José qui ha lasciato a Roma vedove inconsolabili, addirittura. Ma gli stanno scrivendo proprio tante donne, signore, o signore o giovani? No, io seguo delle pagine fan di Mourinho, che le donne si sprecano. Ma che età hanno? Vanno dai 20 ai 60, oppure come lui, oppure più piccole? Senti, José non ha età. Vabbè, a 61 anni si può dire, no, mica è vecchio, mica no, è moribondo, no, a 61 anni sei ancora nel fiorfiore della gioventù. Nel fiorfiore, Marco, la prostata avanza, eh. Vabbè, senti, a parte non si può dire questo di José. Di José, José non ha prostata. Proprio non ce l'ha. C'è d'acciaio la prostata. Non si può dire sta cosa. C'è d'acciaio la prostata, José. Non mi tocca a José sulla prostata, perché devo dire che non sa allenare, che
che gioca male, ma Giuseppe sulla prossima non va a attaccare, per favore, che me cazzo, eh. Ma guarda, Marco, che si vedeva, poverino, quando l'hanno mandato via, quel giorno che girava per le strade del centro, tutto triste, tutto sconsolato, figurati quanto avrà bestemmiato in portoghese. Tutte le bestemmie del calendario. Lui, Nuno, Foti, il clan. È un clan Mourinho. Comunque, se staff, deve venire staff. Qualcuno, fate venire Thiago Motta. Oh, cioè, no. Thiago Motta ha già un'idea di calcio. Beh, col Bologna sta facendo bene Thiago Motta, no? A parte che ha pareggiato col Milan. Sì, ma Thiago Motta, Marco, c'ha... Ma visto la squadra che è Bologna? Ma se gli dai la Roma a Thiago Motta, veramente arrivi in Champions con Baldanzi e Dybala, se rimane Dybala e questa gente qui. Certo, se non rimane Lukaku è difficile. Marco, ma rimane Lukaku? Marco, scordati profili di un certo livello. Ah, ecco, proprio non devo scordare Lukaku. Sì, Lukaku e secondo me anche Dybala. Quindi a ritorna giugno. Ritorna Tammy, come ha detto la gazzetta, che Tammy ritorna al centro del progetto. Non lo so se Tammy ritorna al centro del progetto, bisognerà vedere pure Tammy in che condizioni torna, perché siamo... Beh, con la preparazione estiva, fai la preparazione, d'altronde ha un contratto fino al 2026. Allora Marco, devi capire una cosa, lui quest'anno ha saltato tutta la stagione, perché siamo tra domani al 1 febbraio e di Tammy non si vede l'ombra. Cioè, non si vede la possibilità di un rientro immediato. Fine febbraio, inizio marzo, dicono. No. Io penso che per il tipo di infortunio che lui ha avuto, perché ha perso anche tanto tono muscolare. Cioè, si vede dalle foto quando si allena che ha perso tanto tono muscolare. Lui non è che fosse uno robusto, perché anzi è piuttosto magro, insomma, longilineo, nel senso molto esile anche a livello muscolare e osseo. Però appunto, a maggior ragione, per le sue caratteristiche fisiche, secondo me ci vorrà un po' di tempo. E credo che se lo vedremo a fine stagione. Allora, Sky Sport dice che per quanto riguarda Baldanzi, la Roma inserirà una percentuale sulla futura rivendita da destinare all'Empoli. E il centrocampista rimarrà adesso proprio fuori dalla lista UEFA, quindi non sarà disponibile per la lista UEFA, perché non ce la fanno, te l'avevo detto, la lista UEFA è molto più difficile. Mentre per la Serie A, come abbiamo detto già stamattina, può giocare, perché un classe 2003 e gli under 21 in Serie A possono giocare quanti ne vogliono, anche possono fare tutte e tre le squadre di under 21, li possono mettere tutti. E la lista UEFA non li puoi mettere, quindi mette anche Digno e non metterà Baldanzi nella lista UEFA. Questo è quanto. Vabbè. E questo potrebbe. Potrebbe. E questo potrebbe farci anche capire che magari la Roma sull'Europa League non ci punterà tanto. Per niente, io direi proprio per niente. Ecco. Cioè, nel senso che magari se gli va bene col Feyenoord, ma guardate che, cioè, è proprio una cosa difficile, perché il Feyenoord sta con il coltello fra i denti, non vede l'ora di vincere. Certo, all'allenatore del Feyenoord ha detto che gli dispiace non poter ancora duellare con Mourinho, quindi insomma questa sfida con Mourinho gli manca, è rimandata, magari alla prossima stagione vedremo dove arriverà il Feyenoord, che comunque è una squadra olandese che si piazza sempre bene in campionato. Beh, quest'anno è seconda, l'anno scorso ha vinto lo scudetto, il campionato in Olanda, quest'anno è seconda, tanti punti di distacco, perché il PSV sta facendo un campionato eccezionale. Io lo so perché lo gioco il no, ma il me lo Feyenoord. Ricordo pure io quando lo giocavo. Appunto, io segnano tanti gol in Olanda, quindi il Feyenoord è una delle squadre che se ne è più, insieme al PSV. PSV sta facendo un campionato eccezionale, un po' come il Feyenoord l'anno scorso. Quest'anno è secondo, però non deve ingannare la posizione di classifica, perché è secondo, ma sì, tanti punti di distanza, però insomma è una squadra secondo me più forte rispetto a quella dell'anno scorso. Ma e la Roma secondo me non è più allora forte. Marco, il problema secondo me è che viene comunque già da
tre, allora, da due o tre competizioni in Europa League il Feyenoord. Perché, che vuol dire? Cioè, noi l'abbiamo incontrato in Conference League, Conference, il primo anno di Mourinho. Poi l'anno scorso in Europa League. Quindi, e quest'anno in Europa League. Ma giocava la Champions il Feyenoord. E l'anno scorso? Non l'anno scorso, giocava la Champions quest'anno. Ah, quest'anno, quindi è retrocessa. È retrocessa come terza, certo. Quindi, cioè, è una squadra tutt'altro che da sottovalutare. Non dovete pensare a quello che è successo gli anni passati. Il Feyenoord quest'anno, a mio avviso, è in vantaggio con la Roma, cioè è più forte della Roma. Lo si può dire leggermente, non di tanto, ma leggermente più forte della Roma. Secondo me ci farà vedere i sorci verdi. Vabbè, io spero di no, però bisogna vedere, allora, bisogna vedere tante cose. Lukaku, se ritorna Lukaku. Ecco, per esempio, Marco, affrontiamo sto problema. Ma Lukaku che problema c'ha? E che problema c'ha? Una volta segna, una volta non segna, una volta... Ma è molto discontinuo. Allora, il problema non era Mourinho, il problema è come servi Lukaku. Io l'ho sempre detto, se a Lukaku gli fa il cross basso che deve mettere in rete per l'anticipo del giocatore, Lukaku, come ha fatto in azione con Verona, Lukaku ti confeziona un bellissimo gol. Se gli fai cross a due all'ora da fondo campo, Lukaku non segnerà mai. Non segnerà mai, perché è uno che attacca il primo palo, è uno che è bravo nell'anticipo di testa, è molto forte di testa, ma se non c'è nessuno che gli dà un cross, chi lo fa? Karsdorp il cross? Karsdorp gli ha fatto un cross, ha fatto bene, ha segnato Pellegrini. E in un anno Karsdorp ha fatto un cross, ha fatto bene e ha mandato in gol Pellegrini, rendiamoci conto, in una stagione. Ma pensa se c'era Lukaku là sul secondo palo. Mamma mia. Perché giustamente Lukaku attaccava il primo e Pellegrini attaccava il secondo. Mamma mia. Cioè, rendiamoci conto che ci dobbiamo attaccare a quell'unico cross che ha fatto decente Karsdorp. Purtroppo è così, ragazzi. Lukaku, se viene servito in una certa maniera, ti rende. La Roma deve giocare per Lukaku e per Dybala. Questa è la situazione. E secondo te De Rossi non deve essere imbrigliato in schemi. Se De Rossi vuole fare gli schemi con Lukaku e Dybala, rigidi con Lukaku e Dybala, non va da nessuna parte, mio pensiero. E gli ho detto pure ieri, l'altro ieri, e da 15 giorni che gli sto dicendo a De Rossi, da quando ho capito come vuole giocare col 4-3, ma non può giocare, può giocare col 4-3, ma non può mettere Dybala largo, puoi mettere Baldanzi largo, ma non Dybala largo, Dybala deve essere più vicino a Lukaku, eh. E poi Baldanzi ha pure il dribbling, salta l'uomo, è un bravo giocatore, quindi per me, alla mia approvazione, Baldanzi a 12 più 3 di bonus è una grande operazione, per me. Poi bisogna vedere il campo, quello che dice, ma per me ci sono tutti i crismi per un'ottima operazione. Però abbiamo detto di tutti quelli che sono arrivati. Ma vabbè. Speriamo che Tiago Pinto stavolta, però Baldanzi lo conosciamo perché gioca in Serie A. Allora, diciamo che Tiago Pinto ci vuole lasciare con un bel ricordo di sé. Ma bel ricordo, ne ha fatte pure lui, ancora Shomurodov, ce lo ricordiamo di Shomurodov. E ce l'abbiamo ancora sul groppone, mica quello è venduto, eh. No, lo vuole la Salernitana. Ma magari. Lo ha richiesto alla Roma di interrompere il prestito con il Cagliari vuole interrompere il prestito con Shomurodov e la Salernitana ha chiesto Shomurodov. Sempre in prestito. Chiaro, mica spende soldi. Sempre in prestito, chiaramente. E quindi, insomma, Tiago Pinto se ne sta diciamo, facendo esplodere le sue ultime cartucce. Insomma, speriamo che siano delle buone realizzazioni. Che ne so, io. Delle buone operazioni di mercato. Delle buone operazioni. Beh, Angeligno, Baldanzi, sicuramente sei più forte rispetto a 15 giorni fa quando avevi i giocatori contati, anzi neanche ce li avevi perché dovevi mettere Cristante centrale difensivo. E in tutto questo hanno fatto fuori Giuseppe. In tutto questo hanno pensato di fare fuori Mourinho e di dare i giocatori funzionali a De Rossi, mentre... non a Mourinho, vabbè, questo ormai è fatta. Ma pagare 15 milioni di Baldanzi e non darla a Mourinho, che secondo me lo valorizzava pure, per me è un'eresia. Però perché lo potevi dare a Mourinho Baldanzi, e con Baldanzi magari Mourinho lo
plasmava per bene, come ha fatto con Pisigli, come ha fatto con Volpato, come ha fatto con Tahirovic, ecco, e tutti io gli altri. Ti ripeto, non voglio ritornare sulla questione di Pisigli, però ci vuole una certa, cioè un certo tatto con certi giocatori, perché sono ragazzi giovani, è chiaro che, cioè, devono essere anche plasmati, no? Però c'è modo e modo di dire le cose, cioè diglielo nello spogliatoio, fargli un discorsino, non glielo l'ha fare voluto così, fare a favore di telecamera, non hai capito allora che l'ha voluto fare a favore di telecamera? Ma non è per questo che queste cose non mi piacciono. L'ha voluto fare per farsi vedere che lui è uno duro, uno tosto, ma non puoi fare il duro con un giocatore di 19 anni. Vai a farlo con Lukaku il duro, lo sai dove te manda Lukaku? Te manda... ma lasciamo perdere. Va bene, Maria Paola, grazie, ciao, non è che poi mi incazzo. Fallo con Lukaku il duro, vai a dire queste cose a Lukaku. Vedi dove te ce manda Lukaku. A Spinazzola. Te manda con la pizza, te fa girare tutta Trigoria tre volte. Tre volte ti fa fare il giro di Trigoria Lukaku. È per questo che io dico, cioè, anche l'atteggiamento con Dybala, a me non piace. Io poi non ho avuto occasione di parlare, però a me il primo tempo, e sono contenta che Dybala nel secondo tempo con la Salernitana si sia ripreso, perché Dybala deve far vedere di, dico, per citare Totti, di che pasta è fatto. Allora, lui sa benissimo che è un giocatore di qualità, indipendentemente dalle sue problematiche fisiche, ma purtroppo in questa fase della stagione c'è un allenatore da conquistare anche, quindi si deve cercare di adattarsi, anche se io sono del parere che non sia Dybala che con le sue caratteristiche si debba adattare, ma è De Rossi che lo deve saper valorizzare. Però in ogni caso sono contenta della reazione di Dybala, che gli ha dimostrato a De Rossi che è stato essenziale per i due gol, per la realizzazione dei due gol, perché cioè, anche se non, il secondo non l'ha segnato, però ha fatto parte dell'azione, è stato sicuramente nel secondo tempo ha sicuramente migliorato, cioè mentre nel primo tempo era proprio isolato, dicevamo ma perché non gli passano nemmeno la palla, cioè lui stava lì, camminava e sembrava insomma proprio cercare di entrare nell'azione e non se lo filavano, questo te lo sei, l'hai visto pure tu. Sono contenta. Da capire l'orario, ragazzi, dobbiamo chiudere perché, scusate, ti interrompo così presto, perché Baldanzi sta già arrivando a Roma. Benissimo, in serata arriva a Roma e noi saremo lì saremo lì con Roberto a riprendere la questione. Adesso dobbiamo capire il suo orario, quando sarà a Roma in serata a Baldanzi, sempre se ce lo fanno vedere, speriamo di sì, almeno a favore non solo di tifosi ma anche di giornalisti. Comunque grazie a Maria Paola, grazie mille direttore editoriale di Roma giallorossa.it. ciao Maria Paola, ciao, saluto a tutti. Noi ci salutiamo, ragazzi, appuntamento a domani ore 10 ore 16 per l'ultimo giorno di mercato, in questo speciale Roma giallorossa speciale calciomercato dalle 16 alle 17. Ciao, grazie Maria Paola, grazie a tutti, appuntamento a domani. Forza ciao, Roma, ciao, ciao a tutti.